Taglio del nastro sabato scorso per la seconda mostra di presepi allestita dalle scuole infanzia, primaria e secondaria di primo grado promossa dalla Proloco Gela, che trova spazio all'interno del Palazzo di Città. Don Giorgio Cilindrello, parroco della Chiesa San Francesco, ha benedetto l'iniziativa, che potrà essere visitata gratuitamente fino al 6 gennaio prossimo, dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.30. Presenti all'evento anche assessori, consiglieri comunali, il presidente dell'Assise Civica Alessandra Ace, il presidente dell'Anti Racket Renzo Caponetti, dirigenti scolastici e insegnanti. La cantante Anna Salsetta ha intrattenuto i numerosissimi ospiti interpretando brani natalizi. La Proloco è voluta essere presente nell'organizzare questa bellissima manifestazione perché secondo noi partire dalla parte più pulita, più bella della nostra città era importantissimo. Ecco perché l'importanza dei presepi fatta e organizzata alle scuole ha questo grande valore. Pensare che i bambini hanno costruito e sono impegnati sotto la grande maestria dei docenti per realizzare queste bellissime meraviglie, questo ci dà la speranza, che è quella che noi vogliamo, di una grande città futura. Avere presepi dentro il comune, la città, la casa di tutti i gelesi, è importante. Dei presepi fatti dai bambini, che è il futuro di questa città. Sono dei messaggi importantissimi, ma il terzo, la natività, la rinascita, la possibilità di rinascita. Dopo una Pasqua pesante c'è sempre la possibilità di rinascere e Gela ne ha veramente bisogno. È importante che Gela in modo coeso, unito, ritrovi quella sua identità per superare un momento che sicuramente non è tra i più brillanti e felici della sua storia. Ai visitatori è stato consegnato un grazioso cadeau. Le degustazioni dolci e salate portano la firma del pasticcere Angelo Cassarino e del panificatore Michael Cassarino, artigiani locali che hanno sposato da tempo il progetto Proloco. La scuola Nicholas Green ha allestito un baby presepe vivente che ha riscosso un elevato apprezzamento del pubblico. Significativi i temi trattati dalle scuole attraverso i presepi: immigrazione, rispetto dell'ambiente, giubileo della misericordia, eccellenze del territorio, forza evocativa delle tradizioni. L'accoglienza è stata curata dagli studenti dei corsi diurni e serale dell'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo di Gela, diretto da Grazio Di Bartolo. Gli allievi sono coordinati dal professore Emiliano Sigona. La nostra scuola è Ettore Romagnoli, in particolare le classi seconda e terza I. Abbiamo deciso di realizzare questo presepe creativo e attuale. Il tema di questo presepe è l'immigrazione, che come si può vedere ci sono la Sacra Famiglia è rappresentata come una famiglia di immigrati che tenta di scappare dalle guerre.